beta, anche più importanti di peso, di dimensioni. Ora vado con un micro spoon, quindi un grammo e due. Lo Sheila ha una forma molto molto classica come spoon, classico spoon a goccia, quindi che ci offre molteplici possibilità di recupero. Lo farò scendere quei 10-11 secondi, quindi vado proprio a pescare sul fondo, questo lago è profondo non più di 2 metri. Lo vado a muovere con un Esser, ovviamente, Coraico di Esser 04, quindi 6 litri. Perché mi dà ovviamente il giusto contatto. Lo facciamo scendere, tenendo sempre il filo abbastanza in tensione, perché possiamo avere l'attacco anche in calata. Quindi è importante contare, perché ovviamente in base ai secondi che passano memorizziamo la fascia d'acqua che stiamo insidiando. Eccolo qua, come vi dicevo, ha mangiato in calata e neanche me ne sono accorto. Come sono andato a riprendere la canna in mano, c'era il pesce attaccato. Questa è l'azione del pesce, della canna. Vedete che bella piega. Una canna molto rapida nel seguire il movimento del pesce, il combattimento del pesce, perché ovviamente è una canna da fase intermedia fino alla finale.